Gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori di RDA Radio 1 di Roberto De Angelis, buonasera da Alberto Fiano, è esattamente lunedì 5 febbraio, ovviamente corrente anno, ore 23:04 minuti, questa è la puntata numero 470 del consueto appuntamento con la rubrica del sottoscritto Il Punto sulla Roma, analisi post partita di ogni impegno ufficiale della AS Roma, il posticipo del Monday Night Roma-Cagliari si è concluso da circa mezz'ora. Il Cagliari del grande amatissimo ex Claudio Ranieri, accolto giustamente con tanto affetto e onori in quel del Foro Italico, Stadio Olimpico, si è conclusa appunto da poco. La Roma batte il Cagliari 4-0, terza vittoria consecutiva su tre panchine in Serie A per Daniele De Rossi, e 9 punti, non subisce gol per la prima volta da quando si siede sulla panchina giallorossa, e prende una Roma dal nono posto, la rilancia fino al quinto posto, ed ora infatti la Roma è quinta con 38 punti, a un solo punto dall'Atalanta che è 39 punti, appunto occupa il quarto posto. Una Roma anche stasera convincente, classico 4-3, buono anche l'esordio del neo esterno basso sinistro Angelino, ha fatto vedere corsa, ha fatto vedere anche buona tecnica sui cross e anche concretezza, ossia fare le cose semplici, che poi infatti è l'essenza della concretezza. Detto ciò, la Roma parte molto molto forte e veemente, subito un avvio deciso con un buon approccio mentale anche alla gara, e infatti la sblocca con Pellegrini, il redivivo Pellegrini, che con De Rossi ha fatto già nelle ultime appunto 3 partite 3 gol e un assist, o 2 assist scusate, quindi veramente rifiorito rispetto a quando anche negli ultimi tempi sedeva sulla panchina giallorossa José Mourinho. La Roma quindi con questo gol dopo 3 minuti alla partita in discesa, ma bisogna saperla mettere in discesa, il Cagliari prova qualche timida reazione, ma è sempre la Roma a comandare il gioco, infatti con un'azione corale veramente molto molto buona, dove già qui si notano differenze rispetto all'era Mourinho, perviene al 2-0 attaccando l'area avversaria con circa 5-6 elementi, quindi proprio per far vedere, come ha detto lui stesso poi in conferenza stampa, come De Rossi si fida dei suoi giocatori e soprattutto del loro appunto loro qualità tecniche, e vuole appunto che vadano in massa in area avversaria, perché così vanno a creare più minacce alla difesa avversaria, e così è stato. Poi il 3-0 avviene sul calcio di rigore netto per colpo di testa di Cristante, fallo mano di Petagna, e poi il giovane olandese Ugen fa vedere tutte le sue doti acrobatiche del suo 1,94 e la mette di testa insaccandola sotto gli incroci. Una Roma che comunque continua a fare gioco, è buono anche l'esordio di Baldanzi, fa vedere che uno che sa stare in campo e che non subisce l'emozione o il tremolio delle gambe in un palcoscenico come l'Olimpico, sicuramente è uno dei giovani italiani più interessanti, e si renderà poi, dopo anche un giusto tempo di ambientamento, a mio avviso molto utile alla causa giallorossa. La Roma continua a produrre gioco, cerca anche il quinto gol, non si ferma, ma vuoi un po' per imprecisione, vuoi per un po' anche per stanchezza, non riesce a fare il pokerissimo, ma comunque un 4-0 che lascia molto molto contenti, soprattutto la squadra continua a crescere sia in termini di coesione ma anche in termini di sviluppo delle idee di De Rossi, appunto, che vuole una squadra sempre che faccia un possesso palla veloce, che sfrutti il gioco d'ampiezza sulle fasce, che attacchi bene la profondità e quant'altro, che sia con la difesa a 4 finalmente e non a 3, che ci possa essere anche un baricentro leggermente un po' più alto rispetto a come stava con Mourinho. E come poi ha riconosciuto lui stesso, anche se nulla è scontato nel calcio, fare 9 punti con avversari tecnicamente inferiori come appunto il Verona, la Salernitana e il Cagliari, era comunque un dovere della Roma, e la Roma ci è riuscita, si è rilanciata pienamente in classifica, ed ora vediamo veramente che
a che livello è arrivato il lavoro di De Rossi sotto l'aspetto fisico, mentale, tattico, tecnico, perché sabato la Roma ha l'impegno più difficile che possa avere, ossia ore 18 allo Stadio Olimpico scenderà la squadra che presumibilmente diverrà la nuova campione d'Italia, l'Inter, capolista, colei che sta dominando il campionato, colei che anche ieri ha dato spettacolo battendo in un Giuseppe Meazza strapieno la principale antagonista di questo scudetto, ossia la Juventus. Un Inter che ha due squadre con una panchina lunghissima, con un tecnico Simone Inzaghi che si sta affermando come uno dei migliori, soprattutto anche a livello tattico, e quindi un test importante per la Roma, un test importante anche per De Rossi, perché è anche alzando il coefficiente di difficoltà, e qui è estremo, sabato sarà questo coefficiente, che si cresce e si apprendono anche cose per migliorare. Quindi al di là dell'esito che la gara possa avere con la compagine nerazzurra, noi ci aspettiamo comunque una risposta confortevole della Roma, confortante che dir si voglia, sotto il profilo appunto della coesione, del gioco, delle idee e soprattutto dell'uscire dal campo a testa alta con la maglia impregnata di onore e sudore. E questo è quanto. Dell'uscire dal campo a testa alta con la maglia impregnata di onore e sudore. E questo è quanto, io altro non ho da aggiungere per questa sera, se non ringraziare come sempre il mio amico Roberto De Angelis che mi concede sempre lo spazio e le sue frequenze radiofoniche, e mando a lui anche un grande saluto. Ringrazio voi che mi avete ascoltato in diretta e chi mi ascolterà anche in podcast registrato, e vi do appuntamento con il prossimo numero del punto sulla Roma, edizione speciale di Questa è la Roma, con il sottoscritto Alberto Fiano, post Roma Inter. A tutti voi una buona settimana, una buonanotte, e chiudo ovviamente, come sempre, più di sempre, con l'immancabile Daje Roma Daje. Ciao da Alberto Fiano.